Lì c'è Gere, qui c'è Nuraki. Nuraki sono io. Qui c'è Terrodotto, Nora, Tirichi K, mentre ex Gere è Terenora. Zere. ITK contro ITLIP. Eh già, ICK che tra l'altro fino a poco fa si stavano organizzando, no, sul nostro TeamSpeak, quindi non so, sono curioso di vedere come se la cavano ora. Invece ITLIP sono venuti qua sicuri. Speriamo che sia una bella partita. Ecco, sta Qui c'è subito Yuri. ZZ spacca e sta coprendo sul lato destro. Gli è passato uno davanti, ma lo ha mancato. Qui c'è Yuri Innard 16 che HP fa per Orso su Barber. e giù, Ricordiamo ricordiamo. l'attuale team. Sì, mi sa stavano per dire la stessa cosa. L'attuale team degli ICK alla fine sarebbero i Creepers, no? I Family. I family che si sono uniti ai Bad Explosion, tutti in una grande famiglia, negli ITK Family. Ecco, oh, attenzione, So is back, peccato aveva l'occasione di fare una kill, ma l'ha Degli mancato. ITK ci sta anche Quillan, che è un forum moderator di Combat Se mi Arms. permetti Ringraziamolo del suo lavoro, salutiamolo. vorrei gasarsi, che tra l'altro anche mi ha anche bannato in passato per una Vabbè, sono partita dettagli. impazzita. No, Vediamo che è una comunque, sfida tra sì. clan vecchi, tra clan veterani, No, tutti e due, soprattutto livello stavo. 6. Sì, ma no, stavo vedendo che se la stanno giocando più che altro con i cecchini. Yuzu joined your channel. E gli ICK tengono 50% di win, però comunque dovrebbero essere 40. Attenzione che No. So is back, eccolo, morto, first kill per ITLIP. Recuperata subito Orso Barber con 16 HP. Dicevi? Stavi dicendo le statistiche. E che gli ICK dovrebbero essere sui 60esimi in classifica, mentre i Tlip sono 31esimi. Mentre i Tlip hanno un 54%. Però è una mappa molto giocata di tattica, da quanto si vede. Non si espongono troppo per paura di dare una death inutile. Guarda, io vorrei più che altro prima, vi volevo vantare, dato che ho l'HP e il K Division, che praticamente avevo notato che il primo ad essere morto, l'ho notato anche in altre partite, è quello che ha la KD più alta. Mentre quello con la KD più bassa di solito è quello che gioca meglio. Infatti Orso Barber, diciamo, ha fatto la differenza. È dentro, cioè, ha l'account dal 2009, quindi è uno, è iniziato a giocare quasi appena uscito Combat. Ha una KD di 1,23 con 98.000 kill. E c'ha 1,40 di KD in clan con 5.895 CV fatte. No, io continuavo più che altro a notare. Ti volevo chiedere, cioè, i clip come si stanno muovendo? Perché qui sono più o meno tutti chiusi in base. Cioè, il primo round se lo sono portati a casa gli ICK anche contro ogni Se la prison. camperano apertamente, secondo me, coprendo gli spazi. Sì, perché qui più che altro hanno tutti i cecchino alla mano, tranne ZZ spacca. Gli altri Si coprono gli spazi. Coprono coprono ogni via d'accesso con un cecchino, con un fucile da cecchino. tutti gli spazi con di Sì. Ah, 36 e due col cecchino. ho visto chi è, aspetta un attimo, c'è Outlaw o Outlaw, boh, non so come si legge, che ha si è portato una maschera antigas in partita. È bruttissimo, è una cosa oscena da vedere. Military bandana con occhiali e light vest. Giocano tanto di Oh, velocità prima i kill clip. Se aiuterà quella maschera. Non lo so, boh. la sono più o meno presa. No, qui tutti i militari bandana, tutti, però c'è. Poi cambiano solo per quanto riguarda, diciamo, la slot della faccia. Questa maschera io adesso tiferò per lui perché questa maschera antigas mi piace. È davvero scena, però Qui raga. hanno tutti i Ray-Ban. Orso Barber per ora è quello che sta portando avanti un po' la squadra. Ecco, so is back, guarda.
è accaduto di nuovo quello che avevo detto prima. Praticamente il primo a morire è quello alla KD più alta. Lui riconferma la sua KD di 1,40 in Clan War. Poi vediamo che Noitz ha 1,05 di KD in Clan War con 2033 CV fatte. Teddy. Teddy. Teddy Cioè, tu sei invece Teddy, il tuo preferito ormai, è sentito dalla morto. voce. Teddy è bello come nome. Teddy ha 1,16 di KD Un attimo, perché Orso mi sa ha visto qualcuno. Ho visto che sparava verso il tunnel. con 13 secondi,1302 mi sa che si CV. portano a casa il draw. Dicevi? 8 Poi secondi. abbiamo Ganza 0,75 di KD di clan con 1997 Secondo round CV. finito con un draw. Ok, e siamo pure al terzo round. Ricordiamo un round vinto dagli CK, il secondo pareggiato. Adesso siamo al terzo round e più o meno vedo che non cambia niente, no? Stanno tenendo più o meno tutte le stesse posizioni. Che Esatto, stanno tenendo poi tu le devi stesse sapere, Gere, posizioni. devi sapere che io le CV che ho seguito ho portato sempre sfortuna alle persone, tipo i Bullet, due partite che ho seguito le hanno perse, ma soprattutto ogni volta che dicevo che stavano giocando bene hanno perso tutti i round poi. Quindi Io ne ho adesso... seguita una, ne ho seguita una e il mio team ha vinto. Ah, Ne sono ottimo. orgoglioso. No, io qui adesso non parlo più, non dico più se stanno giocando bene o male, così non mi ritrovo gente sotto gol che Speriamo che vuole mi chissà. risuccede anche con i clip. Attenzione che il mio Ma ho preferito Teddy visto che avanza con parecchi, Yuri. pure i Bullet, hanno fatto questo. Attenzione, attenzione, Dove? Da che lato? attenzione. Ok, Teddy e ho Yuri. visto. Sì, ok, Yuri contro ZZ spacca, a quanto pare. Ma c'è anche Teddy. Vai Teddy, sei tutti noi. Comunque dicevo, più o meno... Attenzione, gli fa Oh, il mi sono perso la back. kill. Ecco. Bellissimo. Back. Ti volevo chiedere, Gere, ma lì hanno tutti più o meno la stessa uniforme, ok? Kill ZZ Spark e se ne ritrovo un altro. Sì, hanno quasi tutti la stessa Oh, uniforme. vittoria! Round portato a casa dagli CK. Ok, stavamo dicendo... Sì, no, qui tutti la Urban Camo, tranne ZZ Spacca che ha... Non credo che non abbia nessuna vest. Oh, attenzione, scontro So is back contro non so chi, sinceramente. Si stanno puntando col cecchino. Li vedi? È verso base... Verso base, 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 che base? Verso base, bravo. Sta puntando al buco nella parete. Stai vedendo la scena? Gere, dico dalla Sto vedendo parte. che Teddy rusha. Wow, 75 HP. Attenzione Teddy. Bella Teddy. No, Bella è bella morto Teddy. Orso. Vedi, prima dicevo che Orso stava giocando bene, adesso Orso è morto due volte di fila. Non so. Per Ah, sfortuna. È peccato. morto Teddy. Io mi sto perdendo tutte le kill, è una cosa impossibile, non ne becco neanche Io una in me le questa sto partita. beccando tutte. Ora c'è So, quella di So, la volevo beccare, però se n'è andata. Ok, rimane un 3 contro 3. Un Wow. 3 contro 3. 41 HP a parte ZZ spacca, gli altri tutti 100. Tutti Comunque, 100 tranne Yuri con 79. quello che se la cava di più degli CK anche in clan è comunque So is back. Anche se non ha avuto una buona partenza in questo torneo. Ma qui mi sembra di vedere che sono tutti che giocano assieme dal 2012. Occhio, occhio, c'è un'incursione da parte dei Clip. Erano 2 contro 1, facile kill da parte di So is back, aiutato da ZZ Attenzione Spacca. che Ganza e Yuri avanzano assieme. ZZ Spacca 15 HP, mi sono perso di nuovo una kill, la stavo cercando, ho Ecco sentito sparare, Ganza, ma non l'ho ecco persa. Ganza. Niente, Yeah. però niente, lo sto inquadrando, mi perdo proprio la kill, questa me la vedo. So is back, ce l'ha davanti? Com'è che non glielo chiamano tutti in speak? Impossibile! Non so, hanno dormito Eccolo sotto in Yuri. speak. Mi stava Eccolo Yuri. Ma Bella che round Yuri. Siamo buttato. Ultimo round, 2 a no? 1 Ultimo con round, una 2 a draw. 1. Con una ICK. drove. Se posso dire, è veramente un round buttato via. Erano 2 contro 1 e non so, cioè... So ce l'aveva a fianco, mi sa era So, ZZ spacca. Comunque aveva l'avversario a fianco, non gliel'hanno Ogni tanto chiamato. TeamSpeak gioca brutti scherzi Ma non so se dicendo quello tiene pochi TeamSpeak... HP.
Ah, occhio, occhio nel quindi. tunnel, inquadra quello nel tunnel perché c'è ZZ spacca Inquadra corsia un po' A8 più o meno, tutti. 8-9, ce n'ha contro 2. Bella. Bella Teddy. Ah, se la stanno giocando un po' peggio, io cambierei qualcosa così di CK, però adesso ci sarà il cambio base dopo questo round. E non so. Una partita tanto tattica. Non si può dire che i clan camperano perché infine non sono dentro uno stanzino Sì, diciamo oppure. mantengono le posizioni, aspettano. Ecco. Il fatto che Aspettano. adesso, sì, fatta la Tengono le prima kill si mette posizioni. male. Aspettano. Fatta la prima kill si mette Dopo male, c'è la riesce a voglia recuperare di Outlaw. recuperare le kill. Sì, ma non lo so, si sono posizionati abbastanza male gli CK, secondo me. Anche in questo round i blip adesso sono un po' scombussolati. Vai Teddy. Ok, Z. No, morto ZZ E spacca. anche un colpo. Vai Teddy. 37 HP. È scappato. Morto. No, peccato, Eccolo. l'ha lisciato. Sapeva che passava, ma l'ha lisciato. Vediamo, Outlaw o Outlaw contro 2. Con 14 HP, lo vedo abbastanza messo male. E di kill stanno ancora avanti, però c'è da dire. Ok, Sono avanti di 2 kill. Avanti vedo uno dei clip che correva indietro. di 2 kill. Niente, mi sa se l'aspetta lì, eh. Forse vogliono tenere le kill oppure vuole aspettare che comunque vadano da loro. Vadano da lui. I clip dove sono? Stanno. Dove respawni? Non so se hai Sì, presente. ho capito. No, lui sta nella casetta col tetto sfondato, Più o così per meno lì. capirci. 34 secondi, non so, Secondo me aspetta che vadano da lui, Hanno Sì, comunque no, niente, diciamo che. Sì, il vantaggio comunque di 2 kill. come partita non Quindi. è proprio noiosa, però diciamo comunque non è che rushano, come così come deve essere, non è che devono rushare apertamente. Ha il vantaggio Quindi. di 2 kill. Ok, Quindi si tengono questo vantaggio. Sì, sta cacciando il sensor, niente, caccia fa, switch ora, Magari take no tiene pochi sensor. HP, Sì, ho 14 immagino. HP, quindi. Con 14 HP vai a dare la kill E così. niente, finita, adesso ci sarà cambio mappa. Quindi diciamo a tutti di uscire. Round start. Ok, quindi primo round dopo il cambio base. Ricordiamo 2 a 2 con un draw. E dicevamo, ci ha contato le kill, 2 kill di vantaggio per gli CK. Kill di vantaggio per gli CK. Giustamente l'ultimo round, il 2 contro 1, si è tenuto la kill dato che aveva 14 HP. Vediamo che Io ti i farei vedere clip. dov'è piazzato Orso, è incastrato in un camion. E sta tenendo d'occhio la via, diciamo, centrale, quella scoperta. Ah, ho già capito dove allora. Ok, sì, ora sono piazzati un po' più stretti gli CK. Boh, si vede che aspettano comunque che faccia una prima mossa i clip. Gere, è bello commentare con te che c'hai tutte le statistiche alla mano ogni volta. Sì, Eccola, prima kill di ma me la Outlaw. son persa. Cioè, Ho perso anch'io, però. me la sono. Oh, avevo l'inquadratura sbagliata. Diciamo che Immagino comunque i com'è clip. avvenuta, dato che comunque stavo aspettando Diciamo Darkscoot. che comunque i clip non mollano le posizioni, ma le mantengono. Ma forse qui sbagliano, Posizionati un po' male, secondo me. Forse qui sbagliano, perché è vero che magari correndo. Cioè, abbiamo visto, essendo piazzati già gli CK, hanno il vantaggio, però comunque dovrebbero avanzare, hanno due kill sotto, dovrebbero Bella comunque kill di. recuperare prima le kill. Bella Insomma, kill. magari farne uno alla volta di cecchino come ha fatto Gancia. Di sicuro non rushare perché è un po' un problema ora, sono piazzati abbastanza bene. Ora cosa fanno? Qualche modifica? Noiz secondo me è posizionato un po' male lì, che non serve più di tanto. Ma guarda, ti dico, cioè Per il ripeto, adesso quelli che centro. devono fare, che devono avanzare sono i clip. Che gli CK possono rimanere così quanto gli pare, la vittoria è loro. Quindi io fossi nei Questo sì. clip, È comunque cercherei una kill di cecchino, ripeto. una partita tanto tattica questa. Guardiamo Yuri.
Ok, Orso Barber contro Yuri. So is back Orso Barber contro Yuri. Ok, wow, c'è anche Yuri. Yuri ne ha due. Wow. È impossibile che nessuno è morto. C'è un HP, 40 HP e 24. No. 24 HP Yuri, 1 HP Yuri. Orso Barber e 40 stava HP scappando. Ganza. È stato beccato Orso Barber mentre scappava con un HP. Torna Soit Back, ne ha due. Ancora un HP, si stanno salvando tutti. Un HP di Yuri. Attenzione. E un HP di Soit Back. No, peccato, volevo vedere come finiva. Peccato per il draw. Era bella, no? Se poteva continuare quel round, eh? Un esatto. HP contro l'HP, chi spara prima all'altro vince. No, è bello che se ne sono date di... cioè, se ne sono date parecchie. Vediamo che comunque Teddy sta avanzando. Teddy sta avanzando dal... oddio, sale nel tetto. Ok, dimmi i numeri, la corsia dei posizione numeri. Posizione da cecchino, con l'SV98, arma molto precisa a ZP. Ok, lo vedo sul tetto. Comunque dimmi la corsia più o meno, i numeri dove stanno, le posizioni sulla mappa, così magari li riusciamo ad inquadrare. Ora lo vedo. Sì, lo Teddy vedo. Sta nel tetto, lì, che si muove. Lo vedo. Teoricamente lì è zona di Orso Barber. Da come sta nei bagni, vediamo che il bagno non è stato pulito dalla signora dei cessi. Inizia a delirare Gere. Troppe partite da commentare gli fanno male. E vediamo Ganza che punta il porco. Ecco. Ho perso la kill, non so sinceramente dove è morto. Non so dove stava coprendo. Teddy è dal ponte coperto. Dal ponte. Teddy è nel tetto. Ricordiamo, questo conta come servizio sociale. In realtà stiamo facendo fare questo commento a Gere perché ha problemi. E quindi boh, ci rendiamo utili per la comunità. Vediamo Teddy che punta al ponte coperto. E ancora. Vaffanculo. Orso Barber comunque sta avanzando. Orso avanza su... più o meno adesso si trova in G5. E Ganza... G5, attenzione, vero, avanza. Così, Orso in posizione da parte di Orso Barber nei bagni. E Teddy sta aiutando. Eccolo. E Teddy muore. Ok, arriva anche Teddy. Soul Splash. Niente, non ce la fa. Per la piazzetta. Dalla Yuri. Ce la fa, Yuri. Ce la fa. Ha portato di nuovo... a 66 HP. Ganza fa da cecchino estremo con 100 HP. HP e 66 Noiz. Qui 62-35. Comunque So is back ha salvato una bella situazione, perché così si porta a casa un altro draw, soprattutto partito da una situazione diciamo sfavorevole. So is... no, auto, non so dove sia andato a piazzare, cioè, vabbè. Magari non conviene stare lì, eh. Non so. Uno sta dai bidoni. I trip, allora... immondizia che mi sembra che non li hanno neanche svuotati, non sono passati i netturbini, dato che ci sono ancora i sacchetti. Sappi che cambierò per la prossima partita con paio di telecrona. Ti interessi di più all'ambiente che alla partita. Allora, altro... quindi secondo parziale è iniziato con due draw. Prima. Un attimo, ti fermo subito perché stanno avanzando tutti per la galleria gli CK. Non so anche perché. In clip stanno coprendo. Attenzione, Teddy ne ha uno dietro. Ok, ma no, non l'ha so visto. Back, Teddy ne ha uno dietro e non lo vede. Sì, visto. Ecco, Teddy si accorge tardi. So is back l'ha lisciato due volte, l'ha mancato due volte. Da ho notato, dietro. Ho notato. Non so perché hanno avanzato così all'improvviso il CK. Si vede che comunque la loro tattica, si sono accorti che forse non era delle migliori. Continuano a prendere bella Yuri. Vai Ganza. No, Ganza è morto. Orso Barber e ZZ spacca. So is back. Yuri che copre dal loro respawn. Adesso va dal tunnel. It's noise. Vediamo, tunnel ci dovrebbe stare. Sorti. Orso Barber è morto. È morto. Si sta dirigendo ora su is back. Gli americani che si sono dimenticati i carri armati qua. Aiuto, cioè. E it's noi. Che copre. Ok, nel il centro. Ok, l'ottimo lavoro di squadra, praticamente morto. L'hanno aggirato. Sì, hanno fatto, non so se gli è riuscito apposta oppure no. Comunque l'hanno... Noi.
Eccolo noi. Li vede, li vede. Ah, peccato. Salvato, peccato, salvato, perché aveva 4 HP. ZZ spacca. Questo è il quarto round, sopra. Giusto? Due draw, una vittoria da parte di CK. Quarto round. E gli CK continua ad avanzare. Stavolta però mi sa i trip se l'aspettavano perché c'è stata la kill. Ah, attenzione. Attenzione. Può ristabilizzare tutto male. E giocarselo all'ultimo round equamente. Si mette male per DCK ora. Dato che adesso... Non niente. So come ha fatto la kill, so he's back. Ha fatto una cosa stranissima, è riuscito ad ucciderlo. Danno sempre due kill sotto, non anche so. Se vincono il round. Spero di aver sbagliato a vedere, comunque ha fatto una kill switchando. Ecco arma. Yuri. Attenzione Yuri, lo ha visto. Yuri contro So is back, che è rimasto da solo contro tre, eh? Non è una buona situazione. Comunque, ti volevo informare che ZZ spacca, credo che è uno dei pochi che si è portato la heavy vest, tutti gli altri girano con la light. E diciamo, per ora sembra che la scelta non è delle migliori. Comunque bella. Finisce il round. Allora, una kill sopra gli CK, secondo Jere, io mi fido, dato che è diventato, boh, non lo so, il re delle statistiche, non lo so, sa tutto, dati sempre alla mano per Jere. Comunque, first kill degli CK, adesso sono, diciamo, hanno la situazione dalla loro. I clip sono in svantaggio. Ok, Outlaw contro, non so chi. Eccolo, eccolo Yuri. 28 HP. Yuri è ancora a 100 HP, sta rushando dalla strada principale. Ma gli CK continuano a rushare nonostante la situazione, diciamo, se l'erano portata a favore. No, morto So is back. Outlaw, bella kill con 38 HP di Outlaw. Sì, per ora diciamo il migliore degli CK è andato. Quindi l'ultimo round gli CK se lo giocano senza il loro giocatore migliore. Yuri, bella kill Noise in prefire. Bella, bella. E mi ecco sa qua. Dovrebbe aver vinto per una kill? I clip. No, vincono di round. I round. Giusto, è vero. Vincono di round. Passa. Se volete. Non me ne ero accorto, davo per scontato il fatto delle kill, non so perché. Comunque, vittoria quindi da parte dei clip. E niente, bella partita, Jere. Un saluto da Nuraki e da Jere. Ci vediamo la prossima, no? Jere? È morto Jere alla fine, sì. Non ce l'ha fatta, non ha resistito. Un commento con la partita troppo io me la gioco, lui. Io me la gioco con loro ora. Sì, ma a questo punto mi metto a giocare anch'io, guarda. Lì c'è Jere, qui c'è Nuraki. Nuraki sono io. Terrodotto di CK, mentre Jere è Jere. ICK contro Itlip. Eh già. Il CK che tra l'altro fino a poco fa si stavano organizzando, no, sul nostro TeamSpeak, quindi non so, sono curioso di vedere come se la cavano ora. Invece i clip sono venuti qua sicuri. Speriamo che sia una bella partita. Ecco, sta subito ZZ spacca e sta coprendo sul lato destro, gli è passato uno davanti ma lo ha mancato. Qui c'è Yuri Innard. 16 HP per Orso Barber. Su e giù. Ricordiamo. L'attuale team, sì, mi sa stavano per dire la stessa cosa. L'attuale team degli CK alla fine sarebbero i Creepers, no? I Family. I Family che si sono uniti ai Bad Explosion, tutti in una grande famiglia degli CK Family. Ecco, attenzione, So is back. Peccato aveva l'occasione di fare una kill, ma l'ha mancato. Degli CK ci sta anche Quillan, che è un forum moderator di Combat Arm. Se mi permetti, grazziamolo vorrei... del suo lavoro, salutiamo. Vorrei gasarsi, che tra l'altro mi ha anche bannato in passato per... Vabbè, per sono dettagli. No, comunque... Vediamo che è una sfida sì. Tra clan vecchi, tra clan veterani, tutti no, e due, livello stavo... 6. Sì, ma no, stavo vedendo che se la stanno giocando più che altro con i cecchini. E gli CK tengono 50% di win, però comunque dovrebbero essere 40. Attenzione, che So is back, eccolo, morto, first kill per i clip, recuperata subito Orso Barber con 16 HP. Dicevi, stavi dicendo le statistiche.
Che gli TK dovrebbero essere sui 60esimi in classifica, mentre i Tlaib sono 31esimi. Vince i Tlaib hanno un 54%. Però è una mappa molto giocata di tattica, da quanto si vede. Non si espongono troppo per paura di dare una death inutile. Guarda, io vorrei più che altro prima vi volevo vantare, dato che ho l'HP e il K Division, che praticamente avevo notato che il primo ad essere morto, e ho notato anche in altre partite, è quello che ha la KD più alta. Mentre quello con la KD più bassa di solito è quello che gioca meglio. Infatti, Orso Barber, diciamo, ha fatto la differenza. Ha una KD di 1,23 con 98.000 kill. Ezza 1,40 di KD in clan con 5.895 CV fatte. No, io continuavo più che altro a notare, ti volevo chiedere, cioè i Tlaib come si stanno muovendo? Perché qui sono più o meno tutti chiusi in base, cioè il primo round se lo sono portati a casa gli CK anche contro ogni La previsione. camperano apertamente, secondo me, coprendo gli spazi. Sì, perché qui più che altro hanno tutti i cecchino alla mano tranne ZZ Spacca. Gli altri Si coprono gli spazi. Coprono coprono ogni via d'accesso con un cecchino, con un fucile da cecchino. tutti gli spazi con di Sì. Ah, 36 e due col cecchino. ho visto chi è, aspetta un attimo, c'è Outlaw o Outlaw, boh, non so come si legge, che ha si è portato una maschera antigas in partita. È bruttissimo, è una cosa oscena da vedere. Military bandana con occhiali e light vest. Giocano tanto di velocità Prima i kill clip. aiuterà quella maschera. Non lo so, boh. La sono più o meno presa. No, qui tutti i military bandana, tutti, però c'è. Poi cambiano solo per quanto riguarda, diciamo, la slot della faccia. Questa maschera io adesso tiferò per lui perché questa maschera antigas mi piace. È davvero scena però, Qui guarda. hanno tutti i Ray-Ban. Orso Barber per ora è quello che sta portando avanti un po' la squadra. Ecco, so il back, guarda, è accaduto di nuovo quello che avevo detto prima. Praticamente il primo a morire è quello della KD più alta. Yuri Pensa. conferma la sua KD di 1,40 in Clan War. Poi vediamo che Noitz ha 1,05 di KD in Clan War con 2033 CV fatte. Teddy. Teddy Cos'è, tu sei invece, Teddy, è il che tuo preferito ormai, è sentito dalla morto. Teddy voce. è bello come nome. Teddy ha 1,16 di Un attimo, un KD attimo, perché Orso mi sa ha visto qualcuno. Ho visto che sparava verso il tunnel. con 13 secondi, mi 1302 sa che si CV. portano a casa il draw. Dicevi? 8 Poi secondi. abbiamo Ganza 0,75 di KD di clan con 1997 Secondo round CV. finito con un draw. Ok, e siamo pure al terzo round. Ricordiamo un round vinto dagli CK, il secondo pareggiato. Adesso siamo al terzo round e più o meno vedo che non cambia niente, no? Stanno tenendo più o meno tutte le stesse posizioni. Che Esatto, stanno tenendo poi tu le devi stesse sapere, Gere, posizioni. devi sapere che io le CV che ho seguito ho portato sempre sfortuna alle persone, tipo i Bullet, due partite che ho seguito le hanno perse, ma soprattutto ogni volta che dicevo che stavano giocando bene hanno perso tutti i round poi. Quindi Io ne adesso. ho seguita una e il mio team ha vinto. Ah, Ne sono ottimo. orgoglioso. No, io qui adesso non parlo più, non dico più se stanno giocando bene o male, così non mi ritrovo gente sotto casa che Speriamo che muore mi tutta. risuccede anche con i clip. Attenzione che il mio Ma ho preferito Teddy visto che avanza con parecchi, pure i Yuri. Bullet, hanno fatto questo. Attenzione, attenzione, Dove? Da che lato? attenzione. Ok, Teddy e ho Yuri. visto. Sì, ok, Yuri contro ZZ Spacca, a quanto pare. Ma c'è anche Teddy. Vai Teddy, sei tutti noi. Comunque dicevo, più o meno. Attenzione, gli fa Oh, il mi sono perso la back. kill. Ecco. Bellissimo. Back.
Ti volevo chiedere, Gere, ma lì hanno tutti più o meno la stessa uniforme, ok? Kill ZZ4 e se ne ritrovo un altro. Sì, hanno quasi tutti la stessa uniforme. Vittoria, round portato a casa da 10K. Ok, stavamo dicendo, sì, no, qui tutti la Urban Camo, tranne ZZ Spacca che ha, non credo che non abbia nessuna veste. Attenzione, scontro Soy Back contro non so chi, sinceramente. Si stanno puntando col cecchino. Li vedi? È verso base, verso base, 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 che base? Verso base, bravo. Sta puntando al buco nella parete. Stai vedendo la scena? Gere, dico Sto dalla vedendo parte. che Teddy rusha. Wow, 75 HP. Attenzione Teddy. Bella Teddy. No, è Bella morto Teddy. Orso. Vedi, prima dicevo che Orso stava giocando bene, adesso Orso è morto 2 volte di fila. Non so. Per Ah, sfortuna, è peccato. morto Teddy. Io mi sto perdendo tutte le kill, è una cosa impossibile, non ne becco neanche Io una in me le questa sto partita. beccando tutte. Ora c'è So, quella di So, la volevo beccare, però se n'è andata. Ok, rimane un 3 contro 3. Un 3 Wow. contro 3. 41 HP a parte ZZ spacca, gli altri tutti 100. Tutti Comunque, 100, tranne Yuri con 79. quello che se la cava di più degli CK anche in clan è comunque So is back. Anche se non ha avuto una buona partenza in questo torneo. Ma qui mi sembra di vedere che sono tutti che giocano assieme dal 2012. Occhio, occhio, c'è un'incursione da parte dei Clip. Erano 2 contro 1, facile kill da parte di So Is Back, aiutato da ZZ Attenzione Spacca. che Ganza e Yuri avanzano assieme. ZZ Spacca 15 HP, mi sono perso di nuovo una kill, la stavo cercando, Ecco sui sparare, ma Ganza, non ecco l'avevo. Ganza. Niente, Yeah. però niente, lo sto inquadrando, mi perdo proprio la kill, questa me la vedo. So Is Back, ce l'ha davanti? Com'è che non glielo chiamano su TeamSpeak? Impossibile! Non so, hanno dormito su TeamSpeak. Mi stavo. Eccolo Yuri, Ma bella che round Yuri. buttato. Siamo 2 a 1 Ultimo con round una 2 a Drove. 1. Con una ICK. Drove. Se posso dire, è veramente un round buttato via. Erano 2 contro 1 e non so, cioè. So ce l'aveva a fianco. Mi sa, era So, ZZ spacca. Comunque aveva l'avversario a fianco, non gliel'hanno Ogni tanto chiamato. TeamSpeak gioca brutti scherzi, Ma non so se dicendo quello tiene pochi TeamSpeak. HP e Occhio, occhio nel quindi. tunnel, inquadra quello nel tunnel perché c'è ZZ spacca sul Inquadra un corsia po' a 8 più o tutti. meno, Bella 8-9, ce n'ha contro 2. Teddy. Ah, se la stanno giocando un po' peggio, io cambierei qualcosa così di CK, però adesso ci sarà il cambio base dopo questo round. E non so. Una partita tanto tattica. Non si può dire che i clan camperano, perché infine non sono dentro uno stanzino Sì, diciamo oppure. mantengono le posizioni, aspettano. Ecco. Il fatto che Aspettano, adesso, sì, fatta la prendono le prima kill si mette posizioni, male. aspettano. Fatta la prima kill si mette Dopo male, c'è la riesce a voglia recuperare di Outlaw. recuperare le kill. Sì, ma non lo so, si sono posizionati abbastanza male gli CK, secondo me, Anche in questo round i clip adesso sono un po' scombussolati. Vai eh. Teddy. Ok, no, morto ZZ E spacca. anche un colpo. Vai Teddy. 37 HP. È scappato. Ottimato. No, peccato, l'ha Eccolo. lisciato. Sapeva che passava, ma l'ha lisciato. Vediamo, Outlaw o Outlaw contro 2. Con 14 HP, lo vedo abbastanza messo male. E di kill stanno ancora avanti però, c'è da dire. Ok, Stanno avanti di 2 kill. Avanti vedo uno dei clip che correva indietro. di 2 kill. Niente, mi sa se l'aspetta lì, eh. Forse vogliono tenere le kill oppure vuole aspettare che comunque vadano da loro. Vadano da lui. I clip dove sono? Stanno dove respawni, non so se hai Sì, presente. ho capito. No, lui sta nella casetta col tetto sfondato, Più o così per meno lì. capirci. 34 secondi, non so, eh. Secondo me aspetta che vadano da lui, eh. Hanno Sì, comunque no, niente, diciamo che. il vantaggio comunque di 2 kill. Sì, come partita non Quindi. è proprio noiosa, però diciamo comunque non è che rushano, come così come deve essere, non è che devono rushare apertamente.
il vantaggio di 2 kill. Ok, Quindi si tengono questo vantaggio. si sta cacciando il sensor, niente, caccia fa, switcha Magari se tiene non pochi sensor. HP, Sì, ho immagino. 14 HP, quindi. Con 14 HP vai a dare la kill E così. niente, finita, adesso ci sarà cambio mappa. Ok, quindi primo round dopo il cambio base, ricordiamo 2 a 2 con un draw. E dicevamo, E ci ha contato le kill, 2 kill di vantaggio per 2 10K. kill di vantaggio per gli CK. Giustamente l'ultimo round, il 2 contro 1, si è tenuto la kill dato che aveva 14 HP. Vediamo che Io ti farei vedere T-Clip. dov'è piazzato Orso, è incastrato in un camion e sta tenendo d'occhio la via, diciamo, centrale, quella scoperta. Ah, ho già capito dove allora. Ok, sì, ora sono piazzati un po' più stretti gli CK. Boh, si vede che aspettano comunque che facciano la prima mossa i T-Clip. Jere, è bello commentare con te che c'hai tutte le statistiche alla mano ogni volta. Ehi, Eccolo, prima kill di qua me la Orso. son persa. Cioè, Ho perso anch'io, però. me la sono. Oh, avevo l'inquadratura sbagliata. Diciamo che Immagino comunque i com'è clip. avvenuta, dato che comunque stavo aspettando Dark Diciamo Skull. che comunque i clip non mollano le posizioni, ma le mantengono. Ma forse qui sbagliano, Posizionati un po' male, secondo me. Forse qui sbagliano, perché è vero che magari correndo, cioè abbiamo visto, essendo piazzati già gli CK hanno il vantaggio, però comunque dovrebbero avanzare, hanno due kill sotto, dovrebbero Bella comunque kill di recuperare Bella prima le kill. kill. Insomma, magari farne una alla volta di cecchino come ha fatto Gancia. Di sicuro non rushare perché è un po' un problema ora, sono piazzati abbastanza bene. Ora cosa fanno? Qualche modifica? Noitz secondo me è posizionato un po' male lì, che non serve più di tanto. Ma guarda, ti dico, cioè Per il ripeto, adesso quelli che centro. devono fare, che devono avanzare sono i T-Clip. Che gli CK possono rimanere così quanto gli pare, la vittoria è loro. Quindi io fossi nei Questo sì. T-Clip È comunque cercherei una kill di cecchino, ripeto. una partita tanto tattica questa. Guardiamo Yuri. Ok, Orso Barber contro Yuri. So is back Orso Barber contro Yuri. Ok, wow, c'è anche Yuri ne ha Yunnoi. due. Yuri ne ha due. Yuri. Wow. Ne è impossibile che nessuno è morto. C'è un Conflitto. HP Orso 40 Barber. HP, 40 HP e 24. No. 24 HP Yuri, 1 HP Yuri. E Orso Barber stava 40 HP scappando. Ganza. È stato beccato Orso Barber mentre scappava con un HP. Torna So is back, ne ha due. Ancora un HP, si stanno salvando tutti con un HP di HP. Yuri, E un HP attenzione. di So is back. No, peccato, volevo vedere come finiva. Peccato per il draw. Era bella, no? Se poteva continuare quel round, eh? Un HP contro Esatto. l'HP, chi spara prima all'altro vince. No, è bello che se ne sono date cioè, se ne sono date parecchie, Diciamo non che era morto comunque nessuno Teddy sta all'inizio. avanzando. Teddy sta avanzando dal. Oddio, Dimmi la. sale nel tetto. Ok, dimmi i numeri, la corsia dei numeri, Posizione così da cecchino con li riusciamo a inquadrare. l'S-V98. Arma molto precisa AZP. Ok, lo vedo sul tetto. Comunque dimmi la corsia più o meno i numeri dove stanno, le posizioni sulla mappa, così magari li riusciamo ad inquadrare. Ora lo vedo. Sì, lo vedo, Teddy lo sta vedo. nel tetto lì che si Lo muove. vedo. Yuri Teoricamente lì è zona di Orso Barber, quindi da come sta nei possiamo sapere. bagni. Vediamo che il bagno non è stato pulito dalla signora dei cessi. Inizia a delirare Jere. Troppe partite da commentare gli fanno E male. vediamo Ganza che punta il Ecco. wow. Ho perso la Me kill, la non so son persa. sinceramente dov'è morto. Non so dove stava coprendo. Teddy è dal ponte coperto. Dal ponte. Teddy è nel tetto. Ricordiamo, questo conta come servizio sociale. In realtà stiamo facendo fare questo commento a Jere perché ha problemi. E quindi boh, ci rendiamo utili per la comunità. Vediamo Teddy che punta al ponte coperto. Ancora, però. Vaffanculo. La Orso via Barber comunque sta centrale. avanzando. Orso avanza su. Più o meno adesso si trova in G5. E Ganza.
G5, attenzione, Vero, avanza, così da ostentazione voi. da parte di Orso Barber nei bagni. Si è E Teddy ritirata sta prima. Ok, aiutando. Eccolo, e Teddy muore. arriva No, anche Zoe Teddy. Slash. Niente, non ce la fa. Non Per la ce la fa, 9 piazzetta. contro 1, non ce la Dalla fa. Yuri. Ce la fa No, Yuri. invece. Ce la fa. Ha No, portato Hit di ha nuovo. 66 HP. Kanza fa da cecchino estremo con Quanti 100 HP hanno? HP. HP e 66 Noiz. Qui 62-35. Comunque, Zoe is back ha salvato una bella situazione. Perché così si porta a casa un altro draw. Soprattutto partito da una situazione, diciamo, sfavorevole. Zoe is... No, auto, non so dove sia andato a piazzare. Cioè, vabbè. Magari non conviene stare lì, eh. Non so. Uno sta dai bidoni e I trip, allora. l'immondizia che mi sembra che non li hanno neanche svuotati, non sono passati i netturbini, dato che ci sono ancora i sacchetti Sappi che dell'immondizia. cambierò per la prossima partita compagno di telecronaca. Cosa? Ti interessi di più all'ambiente che alla partita. Allora, altro draw. Ricordiamo Quindi, secondo parziale che iniziato la con due partita di draw. prima. Un attimo, ti fermo subito perché stanno avanzando tutti per la galleria. Gli CK, non so Anche perché. i clip stanno coprendo. Attenzione, Teddy ne ha uno Ok, dietro, ma non no, l'ha Zoe is visto. back. Teddy ne ha uno dietro e non lo Sì, vede. Ecco, visto. Teddy si accorge tardi. Ho Zoe is back l'ha lisciato due volte, l'ha mancato due volte da dietro. notato, ho notato. Non so perché hanno avanzato così all'improvviso il CK. Si vede che comunque la loro tattica si sono accorti che forse non era delle migliori. Continuano a Bella prenderla Yuri. così. Vai Ganza. No, Ganza è morto. Orso Barber e ZZ spacca. Zoe is back. Yuri che copre dal loro Contro respawn, Yuri. adesso va dal tunnel. Hates noise. Vediamo, tunnel ci dovrebbe stare. Zoe Orso Barber è che è morto. morto. Si sta dirigendo ora Zoe is back. Gli americani che si sono dimenticati i carri armati qua. Aiuto, cioè. It's noi che copre il centro. Ok, l'ottimo lavoro di Yuri è squadra. Praticamente l'hanno morto. aggirato. Sì, hanno fatto. Non so se gli è riuscito apposta oppure no. Comunque Eccolo hanno fatto un Noiz. bel panino. Li vede. Ah, peccato, Salvato, peccato, salvato perché aveva 4 peccato. HP. ZZ spacca. Con un Questo bel è po' il di kill quarto round, sopra. giusto? Due draw, una vittoria da parte di CK. Quarto round. E gli CK continua ad avanzare. Stavolta però mi sa i trip se l'aspettavano perché c'è stata la kill. Ah, attenzione. Attenzione, può Si ristabilizzare mette tutto male. e giocarselo all'ultimo round equamente. Si mette male per il CK ora. Dato che adesso Non so niente. come ha fatto la kill Zoe is back. Ha fatto una cosa stranissima. È riuscito ad ucciderlo. Danno sempre due kill sotto, Non anche se so. vincono il round. Ecco Spero di aver sbagliato a vedere. Comunque ha fatto una kill switchando arma. Yuri. Attenzione Yuri, lo ha visto. Yuri contro Zoe is back. Che è rimasto da solo contro 3. Non è una buona situazione. Comunque, ti volevo informare che ZZ spacca. Credo che è uno dei pochi che si è portato la Heavy Vest. Tutti gli altri girano con la Light. E diciamo, per ora sembra che la scelta non è delle migliori. Comunque, Bella. finisce il round. Allora, una kill sopra gli CK, secondo Jere, io mi fido, dato che è diventato, boh, non lo so, il re delle statistiche, Attenzione, attenzione. non lo so, sa tutto. Dati sempre alla mano per Jere. Comunque, first kill degli CK. Adesso sono, diciamo, hanno la I clip situazione dalla sono in loro. svantaggio. Vedo Ok, uno. Outlaw contro Beh, non so chi. 28 eccolo Yuri. HP. Scappa, Yuri ha scappa. ancora 100 HP. Sta rushando dalla strada principale. Ma gli CK continuano a rushare nonostante la situazione, diciamo, se l'erano portata a favore. No, morto, Zoe is back. Outlaw. Bella kill con 38 HP di Outlaw. Sì, per ora diciamo il migliore degli CK è andato. Quindi l'ultimo round gli CK se lo giocano senza il loro giocatore Pezza Yuri, migliore. bella kill Noiz in prefire. Bella bella, e Ma mi ecco sa che qua. dovrebbero aver vinto per una kill i No, trip. vincono di round. Round, giusto, è vero.
vincono di round. Passa. Se volete Non me ne ero continuiamo. accorto, davo per scontato il fatto delle kill, non so perché. Comunque, vittoria quindi da parte dei Tlip. E niente, bella partita, Gere. Un saluto da Nuraki e da Gere, ci vediamo la prossima, no? Gere? È morto Gere alla Sì. fine, non ce l'ha fatta, non ha Io resistito. Un commento con la partita troppo dura per lui. me la gioco con loro ora. Sì, ma a sto punto mi metto a giocare anch'io, guarda.